un nuovo tutorial. Voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica maglia che ho deciso di chiamare maglia Bohème. Questo perché il filato che ho utilizzato, mi avvicino per farvelo vedere, è il fantastico filato nuovo della Mystico Filati che si chiama appunto Bohème. Il colore che ho scelto io è il colore numero 9 e guardate che colori! Ci sono dei colori un po' più accesi, dei colori un po' più spenti e insieme hanno questo effetto wow che io adoro. Mette brio comunque nonostante non siano totalmente accesi, ma è veramente una bella combinazione di colori. Voglio però farvi vedere altri colori presenti sul mio sito Filati Elsa, di cui come sempre vi lascio il link in descrizione. Guardate, qui abbiamo questo che è un colore ancora più femminile perché abbiamo questo lilla, questo rosa antico, questo beciolino, oppure andiamo su dei colori che delle tonalità che si uniscono tra di loro, quindi non ci sono, vedete, qui abbiamo un verde molto acceso che fa di contrasto a un blu spento. Qui invece abbiamo stesso colore però in tonalità diverse. Oppure possiamo optare per questo altro colore dove abbiamo il blu e il beige, però vi posso assicurare che ce ne sono veramente tanti e li trovate tutti disponibili sul sito. Ora parliamo del quantitativo. Per poterla realizzare io ho utilizzato 300 grammi lavorando con l'uncinetto del numero 4,5. Mi raccomando, se avete una mano stretta vi consiglio di andare a lavorare con l'uncinetto del numero 5. Per una taglia M vi occorrono 350 grammi, per una taglia L vi occorrono 400 grammi. Vedete, a me va larga, quindi non bisogna fare chissà che aumenti, quindi un gomitolo in più per una taglia M, due gomitoli in più per una taglia L vanno benissimo, anche perché questo filato ha un buon metraggio. Per quanto riguarda la lavorazione, tornando ad avvicinarmi, allora sono due rettangoli, uno che va lato destro, uno lato sinistro, non ci sono cuciture sulle spalle, le uniche cuciture che ci sono avanti e dietro. Io dietro ho cucito di più in modo da avere lo scollo qui sul davanti. Voi potete cucire anche meno, quindi avere uno scollo più profondo e avere uno scollo più profondo anche dietro, come preferite, quindi potete dare a questa maglia la profondità dello scollo che volete sia avanti che dietro. Una volta fatti i due rettangoli che sono identici e cuciti tra di loro, si vanno poi a fare le maniche. Io in realtà ho fatto prima una manica e poi sono andata a fare tutta l'altra parte, e la manica si fa con lo stesso tipo di lavorazione, però i giri sono in tondo e mi piace l'effetto che fa un po' biombato rispetto a questo. Vedete, qui si bomba un po' rispetto a dove abbiamo la parte forata. Una volta fatto le maniche, sono andata a fare il bordino sotto. Io ho fatto un piccolo bordino, non l'ho fatto molto grande, però voi potete farlo anche più alto. Quindi per fare un po' l'effetto un po' più bombato, vi consiglio anche di andare a stringere un po' il bordino. Io lo volevo solo fare in modo da avere un po' sotto una sorta di linearità, invece che la maglia si allargasse troppo. Detto ciò, spero che anche questa maglia vi piaccia, che desiate realizzarla, e se così come sempre, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, e noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Ah, e mi trovate anche su Instagram come Elsa Faccio. Per realizzare il nostro pull, io ho deciso di utilizzare il fantastico filato della Mystico Filati linea Bohème. Guardate che meraviglia! Il colore che ho scelto io è il numero 9, ma come potete vedere ci sono anche altri colori e sul sito ne trovate veramente tanti altri. Allora, vi dico già che io vi farò vedere il campione su un colore neutro, perché altrimenti qua è quello che ho usato io con il nero, non vedreste benissimo, quindi voglio che almeno per il punto iniziale possiate vedere bene, anche se è un punto veramente molto semplice. Allora, vi dico che io lavorerò con l'uncinetto numero 4,5, mi raccomando, se avete una mano stretta lavorate col numero 5, e io monterò 121 catenelle. Quello che andremo a realizzare è un lungo rettangolo e le catenelle iniziali che andiamo a mettere vi servono per ottenere la lunghezza che va dal davanti dei vostri fianchi al dietro dei vostri fianchi, passando per la spalla. Ve lo faccio vedere perché io l'ho già quasi finito, devo fare l'ultima manica. Scusa, devo fare solo il bordo. Vedete, deve andare da sotto, passa avanti, questa è la spalla, dietro. Quindi le catenelle iniziali servono appunto per avere tutta la lunghezza avanti e indietro, compresa della spalla della vostra maglia. Faremo due rettangoli, uno per destra e uno per sinistra, quindi faremo la lavorazione uguale. Quindi noi andremo a fare il rettangolo, qui poi faremo la manica, faremo un altro rettangolo con la manica uguale, identici, ripetendo sempre tutto uguale a quello che abbiamo fatto, e poi li andremo a cucire insieme, e quello lo vedrete passo per passo nel tutorial. Quindi io vi dico che la lavorazione
lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 3 più una catenella. Nel mio caso io ho montato 121 catenelle per avere una lunghezza di circa 106 centimetri. Mi raccomando, quindi voi andate a mettere tante catenelle tenendo presente il multiplo per vedere quanto la volete fare lunga, tipo se la volete fare un po' più corta, un po' più lunga della mia, andate ad aumentare o diminuire di 3-6 catenelle, ricordandovi sempre il multiplo di 3 a cui poi va aggiunta una catenella iniziale. Io però penso che comunque come lunghezza, a meno che non siate molto alte, possiate mettere quasi tutte lo stesso numero di catenelle che ho messo io. Quello che cambierà a seconda della taglia sarà naturalmente quanto lo andremo a fare largo il rettangolo. Io vi dirò naturalmente quando lo vado a fare largo. Un'altra cosa però da tenere in considerazione se avete molto seno, perché se avete molto seno sicuramente rispetto a me dovete andare a mettere più catenelle, anche se siete una taglia S, quindi non lo so, siete una taglia S però avete una quarta di reggiseno, dovete andare a mettere sicuramente qualche catenella in più, quindi vi direi almeno di 9 catenelle in più, perché il seno davanti vi tirerà sulla maglia, quindi meglio se andate ad aumentare comunque un po' le catenelle. Quindi tenete presente, non prendete proprio con il metro la lunghezza del davanti e quella del dietro, in modo da capire bene quante catenelle andare a mettere. Detto ciò, quindi io qui, come vi ho detto, vi farò vedere un piccolo campione in modo tale da avere un colore neutro e quindi non questo qui, perché come potete vedere è un po' scuro, e andiamo a fare i nostri giri. Giri totali sono 6, però 3 sono diversi, altri 3 sono uguali, quindi molto semplici da fare. E andiamo a fare il primo giro. Vado a realizzare 2 catenelle, che è la mia prima maglia alta non chiusa. Salto la prima delle mie catenelle di base, entro nella seconda e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo insieme 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Quello che faccio adesso lo farò sempre per tutto il giro. Vado nella catenella successiva e realizzo la mia prima maglia alta non chiusa. Vado nell'altra catenella e un'altra maglia alta non chiusa. Vado nell'altra catenella e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa, per un totale quindi di 3 maglie alte. Le chiudo insieme e vado a fare di nuovo 4 catenelle. 1, 2, 3, 4. E si ripete di nuovo, quindi vado nella catenella successiva e vado a fare la mia prima maglia alta non chiusa. Vado in quella successiva, un'altra maglia alta non chiusa. Vado in quella successiva ancora, un'altra maglia alta non chiusa. Le chiudo insieme, 4 catenelle. E si ricomincia da capo. Devo fare questo quindi per tutto il giro, quindi semplicemente delle gruppi di 3 maglie alte non chiuse che poi vengono chiuse insieme, 4 catenelle e si va avanti. Quindi continuo così per tutto il giro. Sto per terminare quindi il primo giro, vado a fare sempre 4 catenelle e vado a terminare facendo 2 maglie alte non chiuse, una, e l'ultima maglia alta non chiusa la vado a fare nell'ultima catenella e le chiudo insieme. Quindi questo è il nostro primo giro. Secondo giro andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Entro nell'archetto, vado a fare una maglia bassa, 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5, archetto successivo maglia bassa, di nuovo 5 catenelle, archetto successivo maglia bassa, 5 catenelle, archetto successivo maglia bassa. Bisogna fare questo quindi per tutto il giro. 5 catenelle, maglia bassa, 5 catenelle, maglia bassa. Si termina il secondo giro andando a fare 2 catenelle, vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta. E abbiamo terminato così anche il secondo giro. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il terzo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro dentro e vado a fare un'altra maglia alta. A questo punto vado direttamente nell'archetto di 5 catenelle, entro nella terza, scusatemi, ok, e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. E ripeto questo per tutto il giro, quindi vado nell'archetto successivo, entro nella terza catenella e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3.
archetto successivo di nuovo 3 maglie alte nella terza catenella, 2, 3, ancora archetto successivo, 3 maglie alte, 1, 2, 3. E continuo quindi così per tutto il giro, quindi andando a fare sempre 3 catenelle all'interno, 3 maglie alte, scusate, all'interno della terza catenella del gruppo di 5. Andiamo a terminare andando a fare nella terza catenella che equivaleva, quindi se salto le 2 catenelle entro nella terza che qui aveva la mia prima maglia alta, 2 maglie alte, 1 e 2. Questi sono i 3 giri, diciamo, che ci danno la striscia forata. Adesso dobbiamo andare a fare gli ultimi 3 giri che invece ci daranno le strisce compatte, quindi senza forature, che sono semplicissime perché sono 3 giri di maglie alte. Quindi andiamo a fare 3 catenelle, una maglia alta in ogni maglia alta. Quindi veramente 3 giri semplicissimi, maglia alta sopra ogni maglia alta, e dobbiamo andare a fare questo giro per un totale di 3 volte per ottenere così 6 giri. Io adesso li farò, mi raccomando, una maglia alta sopra ogni maglia alta. Una volta fatti questi 3 giri vi faccio vedere un attimo come riandare a fare il primo giro. Ho finito i miei 3 giri di maglie alte, vedete, quindi questo è il nostro motivo. Adesso dobbiamo ricominciare dal primo, ve lo faccio rivedere un attimo. Quindi andiamo a fare 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa, entro nella maglia alta successiva e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, 4 catenelle, e si ricomincia a fare il gruppo di 3 maglie alte. Quindi vado nella maglia alta successiva, maglia alta non chiusa, ancora un'altra maglia alta non chiusa, successiva un'altra maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, 4 catenelle, e si ricomincia. Quindi questi sono i giri, appunto, che vi ho detto, e vanno sempre ripetuti, sono 6 giri. Io vi dirò quante ne ho fatte. Tenete presente che l'altezza del vostro rettangolo deve essere uguale alla larghezza della vostra, delle vostre spalle o dei vostri fianchi. Se avete i fianchi più grandi delle spalle, vi consiglio di fare qualche giro in più, quindi fino ad arrivare alla larghezza dei fianchi. Quindi tenete un po' presente questo, non fa niente se vi scende un po' sulle spalle, va bene così, l'importante è che non vi stringa sui fianchi, quindi tenete un po' presente questo. Allora, io ho finito il mio rettangolo, ho ripetuto il motivo per 2 volte, quindi 1 e 2, e poi sono andata a ripetere i primi 6 giri. Per una taglia M io vi consiglio di andare a fare 3 motivi totali, per una taglia L vi consiglio 3 motivi e mezzo, quindi 3 motivi più i primi 3 giri. Ora, una volta fatto ciò, possiamo andare a piegare su se stesso il rettangolo in questa maniera, in modo tale che adesso qui noi possiamo andare a lavorare la nostra manica. Per lavorare questa manica, naturalmente, ripeteremo sempre lo stesso motivo. Nel mio caso dovrò iniziare a fare la lavorazione con le maglie alte. Io prendo il marcapunti e vi dico già che, facendo combaciare i miei gruppi di 3 maglie alte in questa maniera, io ne lascerò liberi 4 avanti, 4 dietro e 1 sul in alto, e andrò quindi a mettere il mio marcapunti proprio tra la quarta, 1, 2, 3, 4 e 5, scusate, faccio così che siete meglio, 1, 2, 3, 4, 5, quindi ripeto, 1 lo lascio libero avanti, 4 in alto, 4 avanti, 4 dietro, e metto il mio marcapunti. Taglia M invece lasciatene liberi 2 in più, tra taglia L 4 in più, per avere la manica. Io voglio una manica stretta, questa volta non voglio una manica larga, per questo sono andata a stringere così tanto. Però taglia S, se non volete la manica troppo stretta, scendete ancora un po' e andate quindi a lasciarne 2 liberi. L'importante, naturalmente, è che dal basso verso l'alto, sia avanti che dietro, abbiate lo stesso numero di gruppi di maglie, di 3 maglie alte. A questo punto, come vi ho detto, io continuo a lavorare sempre con l'uncinetto del 4 e mezzo, scusate, eccomi, e devo andare a fare, nel mio caso, il gruppo di maglie alte. E io quindi inizio qui dove ho le 3 maglie alte sul dietro, mi aggancio con il filo e vado a fare le mie prime 3 catenelle, e
poi una maglia alta sopra ogni maglia alta e andrò a chiudere e a fare questo giro sempre per 3 volte. Terminati i 3 giri, quindi io qua non farò, ve lo farò vedere come chiudere, però poi non vi farò vedere gli altri 2 giri perché sono uguali, sempre maglia alta sopra maglia alta. Terminati i 3 giri vi farò poi vedere come andare a fare gli altri 3. Allora, quindi sto terminando il giro, ho fatto l'ultima maglia alta, vedete qui ho il marcapunti, quindi vado direttamente nella terza catenella, vado a fare una maglia bassissima e vado a fare i miei 3 giri. Naturalmente chi invece ha finito con un giro diverso e quindi adesso dovrà andare a fare le 3 maglie alte chiuse insieme, dovrà iniziare come farò io. Quindi adesso termino le 2 giri e vi farò vedere appunto come andare a fare i primi 3 giri. Ho finito quindi i 3 giri di maglie alte, devo andare a fare il giro con le 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi vado a fare 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa e vado a fare altre 2 maglie alte non chiuse. 1, 2, le chiudo insieme e quindi procedo, scusate, mi sono attimo, ok, procedo normalmente con il giro. Quindi vado sempre a fare 4 catenelle e di nuovo vado a fare le mie 3 maglie alte non chiuse. 1, 2, 3 e le chiudo insieme, di nuovo 4 catenelle e di nuovo 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi continuo così fino ad arrivare alla fine del giro. Vi farò vedere come terminare e come iniziare poi il secondo giro, perché vi ricordo che nel nostro motivo questo che stiamo facendo adesso è il primo giro. Quindi sto per terminare il giro, ho fatto le 3 maglie alte chiuse insieme, vado a fare 2 catenelle, prendo il filo, vado dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia alta. A questo punto vado a fare il secondo giro, quindi rientro nell'archetto e vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle, vado nell'archetto successivo e vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 5 catenelle, archetto successivo, maglia bassa e continuo così per tutto il mio secondo giro. Vi farò vedere come terminare il secondo giro e come iniziare poi il terzo. Quindi sto terminando il secondo giro, ho fatto le 5 catenelle, vado dove ho la maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima. A questo punto con delle mezze maglie alte, con delle maglie bassissime, mi porto dove ho la terza catenella del gruppo di 5 e poi inizio normalmente il terzo giro, quindi 3 catenelle che sono mia prima maglia alta e rientro andando a fare altre 2 maglie alte. Questo mi permetterà dopo, quando ho finito il giro, di ricominciare a fare il giro delle mie 3 maglie alte e di avere sempre la cucitura che rimane sotto al braccio, quindi non si va a spostare ma rimane sotto al braccio. Quindi adesso continuo a fare normalmente appunto il giro con le mie gruppi di 3 maglie alte. Quando l'avrò finito, quindi qui farò l'ultimo gruppo, chiuderò con una maglia bassissima e ricomincerò a fare le mie 3 giri di maglie alte. Io naturalmente vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo per arrivare a fare appunto la lunghezza della mia manica, che voglio una manica lunga. Ho finito la manica, ho ripetuto il motivo per 5 volte e poi sono andata a ripetere gli ultimi i due giri, invece che 3 ne ho fatti soltanto 2 di maglie alte e ho fatto per rifinire il polso un giro di maglie basse. Ora andremo a fare lo stesso pezzo, quindi rimonteremo le stesse catenelle, faremo lo stesso numero di giri, andremo a fare le maniche. Io ho già cucito qua sotto, una volta fatto i 2 pezzi li andremo a cucire insieme. Allora, ho fatto anche il secondo pezzo, quindi come potete vedere ho sempre fatto lo stesso numero di catenelle, stessa cucitura e sono andata a fare le maniche ripetendo lo stesso numero di giri. Adesso devo cucire insieme i miei 2 pezzi, li cucirò insieme sia dietro che davanti. Dietro mi raccomando non andate fino in fondo, lasciate comunque qualche centimetro aperto, quindi io credo che lascerò almeno 3 gruppi di 3 maglie alte libri. Avanti voglio fare lo scollo un po' più profondo, più aperto, quindi magari ne lascerò liberi almeno 6 o 7. Comunque io partirò sempre dal cucire in fondo andando a salire e una volta cucito vi dirò appunto quanto sono andata a cucire i 2 pezzi sia avanti che dietro.
Ho cucito sia avanti che dietro, dietro partendo dal basso, quindi fino all'alto, ho cucito per 47 centimetri, mentre sotto ho cucito, cioè quindi sul davanti per avere lo scollo più ampio, ho cucito per 31 centimetri. Quindi ho lasciato alla fine soltanto due gruppi di 3 maglie alte dietro, mentre avanti ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e per me va benissimo. Adesso andrò a finire sotto facendo dei semplici giri di mezze maglie alte, giusto per dare un bordino e farlo sistemato. Sono indecisa fra maglie alte e mezze maglie alte, quindi farò un po' di tentativi e poi ve lo dirò, però saranno semplicissimi giri senza fare altro. Quindi alla fine, come bordo finale, io ho fatto solamente 3 giri di maglie alte e un giro di maglie basse, in modo da richiamare più o meno il nostro bordino fatto a bordino, no, perché comunque sono i giri che abbiamo fatto sempre, comunque per richiamare la fine delle maniche. Vedete, è molto simile, anche se qui abbiamo il gruppo di 3 maglie alte e poi 2 giri di maglie alte e maglia bassa, qui abbiamo direttamente 3 giri di maglie alte e uno di maglia bassa. Mi raccomando, io sono andata a fare semplicemente una maglia alta dove avevo ogni maglia alta orizzontale, diciamo così, in modo tale anche da stringere un po' la lavorazione. Potete fare anche naturalmente il bordino più lungo, quindi farlo anche tipo di una decina di centimetri. Io mi sono fermata a veramente pochi centimetri, vi dico subito, sono circa diciamo 3 centimetri e mezzo, quasi 4. Quindi anche questa maglia è terminata.